Ciao a tutti e bentornati su MTV. Gennaio è appena finito, il che vuol dire innanzitutto che è appena iniziato febbraio, che è uno dei mesi più epici dell'anno, perché c'è il mio compleanno il 13 febbraio, c'è San Valentino, poi c'è anche il ballo scolastico, proprio il mese epico. Quindi per questo motivo sono molto felice. E poi questo vuol dire che è arrivato il momento di parlarvi dei miei preferiti del mese di gennaio. Gennaio è stato un mese bello sicuramente, però diciamo abbastanza nella norma. È stato l'inizio dell'anno nuovo, riprendere un po' il ritmo, tornare a scuola, cercare di cominciare bene l'anno seguendo i propositi dell'anno nuovo e riuscendoci solo in parte. Però in generale è sempre bello perché è un momento che ci fa sentire un po' come se potessimo rinnovarci, poi ricominciare da capo in qualche modo. È sempre rinfrescante chiudere un capitolo e iniziare da capo. Però appunto non è successo niente di spettacolare, è stato un mese abbastanza normale di vita quotidiana, molto bella, però vita quotidiana. Per quanto riguarda i miei capi di abbigliamento preferiti di questo mese, principalmente è uno, ed è questa felpa, che è di una catena che si chiama Pull & Bear, che è abbastanza diffusa. Questo colore lo adoro alla follia, mi piacciono le felpe un po' larghe, un po' dall'aspetto casual, sportivo, mi sa un sacco del liceo americano, mi piace tantissimo, di fatto la sto indossando giorno e notte. No, ok, non esageriamo, la lavo, non sono una barbona, però davvero la sto indossando tantissimo. Come sapete poi io non indosso tantissime cose colorate, diciamo che preferisco i colori neutri, però mi piacciono le cose colorate, non di colori troppo accesi, preferisco le cose appunto colori un po' pastello, e questo qui appunto, questo verde acqua, è un colore che adoro, è fra i miei colori preferiti, quindi è il modo perfetto per integrare un po' di colore nel mio guardaroba, che è sempre fatto di colori neutri. Passiamo al cibo, la mia categoria preferita, perché come sapete sono una golosona. E per questo mese il mio snack preferito sono stati questi budini alla vaniglia creme de lis. La vaniglia mi piace sempre tantissimo. Poi non sono proprio budini, sono più che altro una specie di yogurt molto cremoso. Sono veramente buonissimi, molto tra virgolette leggeri. Non è come mangiarsi una torta di quelle brense al cioccolato. Ci si sente un po' meno in colpa a mangiare uno di questi come spuntino. Per quanto riguarda la categoria random, diciamo, il mio preferito per questo mese è stata questa cover per il cellulare, che non è nemmeno mia in teoria, cioè nel senso sì, adesso lo è, mi è stata regalata da Giorgio, che è il migliore amico del mio ragazzo, perché lui non la usava più. Mi piace veramente tantissimo perché è molto particolare, è diversa da qualsiasi altra cover io abbia. Qui sono dei colori appunto neutri che mi piacciono moltissimo, ha un aspetto molto elegante, però appunto non è banale, mi piace davvero davvero tantissimo, e quindi ringrazio Giorgio. Per quanto riguarda la categoria film, in realtà questo mese non vi parlo di un film preferito, ma di una serie TV, che è Orange is the New Black. Ne avrete sicuramente sentito parlare. È una serie TV statunitense, ambientata in un carcere femminile, e appunto segue la storia della protagonista all'interno di questo carcere, quindi mostra un po' questo ambiente che è molto diverso da quelli a cui lei è abituata, e allo stesso tempo racconta anche sotto forma di flashback la storia delle altre detenute. Ho iniziato da poco a vederlo, sono a metà della prima stagione, quindi all'inizio non ero convintissima, ma sì, ho decisamente intenzione di continuarla. Per entrare nelle serie uno deve sempre seguirla un po' prima di affezionarsi ai personaggi e entrare un po' nel ritmo, e piano piano ci sto decisamente entrando e comincia a piacermi parecchio. Libro preferito del mese. Come molti di voi sanno, perché ne ho parlato in tutti i miei vlog, ne ho parlato nel Cosa c'è nella mia borsa, ne ho parlato un po' dappertutto, ultimamente ho letto questo libro che si chiama The Girl on the Train, credo che in italiano, almeno mi hanno detto così, si chiami La ragazza sul treno. Io l'ho letto appunto in inglese, ma è veramente di facile lettura, il linguaggio è proprio molto semplice. Io ho abbastanza dimestichezza con l'inglese, però secondo me anche una persona un po' più alle prime armi riuscirebbe a capirlo senza troppi problemi. È un giallo, io adoro i gialli come genere letterario, mi piacciono tantissimo, e questo è veramente bello, è da tantissimo tempo che non leggevo un libro che mi appassionava così tanto. Molti critici l'hanno descritto come un page turner, cioè un giratore di pagine, diciamo, nel senso che una volta che hai cominciato a leggerlo ti viene da girare le pagine una dopo l'altra e continuare a leggere, ed è vero. Una volta che sono entrata dentro la storia, ho letto un paio di capitoli così, non sono più riuscita a fermarmi nel corso di pochi giorni, l'ho finito e mi è piaciuto tantissimo, vorrei poterlo rileggere da capo senza sapere la storia, da quanto è stato bello. Infatti adesso faccio fatica a trovare un libro da leggere perché nessuno regge il confronto, ma
davvero ve lo consiglio un sacco, è da tanto tempo che un libro non mi appassionava così, quindi se vi piacciono i gialli, scoprire chi è stato piano piano, andare avanti nella storia, i sospetti e scoprire gli indizi un po' alla volta, veramente consigliatissimo. Per quanto riguarda la musica, altra categoria abbastanza importante per me, le mie tre canzoni preferite del mese sono state Young Blood di Bea Miller, Be Together di Major Lazer feat. Wild Bell, e infine I Know What You Did Last Summer di Shawn Mendes feat. Camila Cabello. Ed eccoci arrivati all'ultima categoria, che è quella dei momenti preferiti del mese. Ci sono state delle giornate che ho passato con mio ragazzo, soprattutto due giornate a cui proprio sto pensando in questo momento, ma molte giornate simili, in cui mi sono semplicemente sentita bene. Quei giorni in cui uno si sente felice e dice, wow, cavoli, ho proprio una bella vita, sono proprio fortunata. Però appunto in particolare in questo mese sono stati il giorno in cui io e mio ragazzo siamo andati al cinema a vedere Quo Vado. E boh, è stato semplicemente una cosa, è stato bello perché è stata una cosa spontanea. Di solito quando andiamo al cinema programmiamo prima. Eravamo qui invece a casa mia insieme, era una domenica pomeriggio, abbiamo detto andiamo al cinema. E mia mamma è parlato tipo corre, ci siamo andati in bici insieme. Non lo so, è stato bello. Proprio c'era bel tempo, c'era il sole, il tramonto. È stato bello e spontaneo e proprio nei commenti da amo la vita. E la stessa cosa è capitata lunedì scorso. Abbiamo semplicemente girato nel centro della mia città, ci siamo fermati a un bar, abbiamo preso un caffè insieme e poi siamo andati a fare shopping perché lei doveva cercare una giacca elegante da indossare al ballo della scuola. E boh, è stata anche quella veramente una bella giornata, proprio spensierata, felice, bella. Poi altri momenti speciali sono stati quando sono andata al concerto dei Subsonica con i miei genitori. Andare ai loro concerti è sempre stata la nostra tradizione fin da quando ero piccolina, perché è uno dei pochi gruppi che piacciono sia a mia mamma che a me che a mio papà, perché di solito abbiamo gusti abbastanza diversi. Quindi appunto ci siamo sempre andati e è stato molto bello questo concerto in particolare, perché ripercorreva un po' la loro storia in quanto gruppo e quindi c'era una selezione di brani da tutti i loro album per degli appassionati che conoscono molte delle loro canzoni a memoria. È stato molto bello ripercorrere un po' la loro storia così, è molto divertente. Altro momento preferito del mese è stato un sabato sera in cui sono andata a una cena con le mie migliori amiche e niente, è stato molto bello perché mi sentivo adulta, cioè nel senso non era tanto una serata fra ragazzini, era più un andare a cena insieme in un ristorante cinese e è stato bello, mi sentivo molto bene insieme a loro come sempre, però è stato un momento speciale vestirsi eleganti e fare diciamo un'uscita solamente tra amiche. Non ci capita spesso, di solito usciamo in un grande gruppo che abbiamo dove ci sono sia delle mie amiche che dei miei amici maschi, però appunto una girls night, quindi una serata fra donne, così non la facevamo da tanto tempo e devo dire che mi mancava ed è stato proprio bello. Infine in questo mese e proseguirò anche nel prossimo, ho lavorato a un progetto per la scuola aiutando la classe di mia cugina, perché ho diciamo abilità insomma con la telecamera, luci, montaggio, queste cose qui, quindi ho aiutato appunto con la parte tecnica della realizzazione di un progetto con la scuola e è stato molto divertente gestire degli attori non professionisti, però insomma gestire le altre persone e la scenografia e gli oggetti di scena, un po' più sinistro, ok, perfetto, però ciak, azione, insomma sembra una cosa molto professionale e mi fa sentire diciamo bene perché è un ambito in cui mi piace molto lavorare e quindi anche se faticoso e molto stancante è veramente divertente. E infine ultimo momento preferito del mese è che abbiamo raggiunto i 5.000 e poi i 6.000 iscritti, quindi grazie, stiamo veramente crescendo in frettissima e manca non tantissimo ai 10.000 e quando se arriverò a 10.000 io credo che sverrò sul pavimento. Se arriverà il momento, insomma, devo ancora pensare quale tipo di video speciale per l'occasione fare. Quindi se avete suggerimenti mi raccomando ditemelo. Mi piacerebbe fare qualcosa che possiate apprezzare, visto che è un'occasione così speciale. Però wow, 6.000, wow, davvero, basta perché sono troppo chiacchierona, ma grazie, non ho davvero parole. Direi che questo è tutto, grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e quali sono stati i vostri preferiti del mese di gennaio e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video, iscrivetevi anche al mio canale di vlog se volete seguire la mia vita privata quotidiana, trovate il link qui sotto nell'info box, spero che passerete un fantastico mese di febbraio e spero che anche il mio sarà fantastico perché
sì, ci sono un sacco di cose meravigliose su Instagram e non vedo l'ora. Spero che avete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao, al prossimo video.